Salve ragazzi, allora, rieccoci Allora questo è il commento di Milan Cesena. Oggi vi avevo detto che avrei visto la partita di Verona-Roma, invece ho visto il primo tempo, praticamente ho visto la cosa, le cose principali, ho visto i gol vedendo il primo tempo, tutto il primo tempo, poi sono, sono uscito e non ho visto il secondo tempo, ma sì, questa è stata un'occasione, ma niente di, di importantissimo. Comunque il commento di Milan Cesena, il Milan torna alla vittoria per... Ehm, per 2-0 contro il Cesena, sì, diciamo vittoria. A mio parere, non merit... vittoria sì, meritata, ma non con due gol di scarto per il Milan, perché diciamo che oggi il Cesena ha giocato abbastanza bene: ha giocato una partita di, di sacrificio. E diciamo che se Abbiati non avesse fatto quel miracolo, perché oggi Abbiati onestamente ha fatto un vero e proprio miracolo su, su De Feudis e eh beh, la partita sarebbe andata molto diversamente sarebbe andata diversamente però il Milan non ha giocato male ha, fatto, ha creato buone azioni ha fatto subito gol Bonaventura poi con l'occasione occasione di De Fresa, dove, dove Abbiati ha fatto un miracolo e sì, diciamo che il Milan oggi ha avuto anche ha avuto a volte anche un po' di fortuna però diciamo che ha preso anche un palo il Milan quindi... Alla fine diciamo che sì, che la vittoria è meritata. Il rigore che gli hanno dato è molto discutibile, molto discutibile A mio parere era un rigore che non c'era, però tanto cambiava poco. Cioè, dopo quello l'ha segnato Pazzini al 90, ma il Milan avrebbe vinto lo stesso. Quindi il Milan torna alla vittoria e che dire, eh, i, mi i milanesti riacquistano fiducia. A mio parere questo è il peggior Milan che si è mai visto però non è che si può dare la colpa a Inzaghi perché il Milan è una squadra che non è assolutamente scarsa però da quando sono andati via Diego Silva Ibrahimovic il Milan non è più quello di prima e non riesce più a creare gioco anche se i giocatori ce l'avrebbe. e adesso il Milan ha vinto eh, respirerà un po' d'ossigeno e e cercherà di andare avanti e di, e di vincere anche le altre anche se penso che mh, non ce la farà non ce la farà vin a vincerle tutte anzi il Milan avrà a perdere ancora e, e secondo me secondo me ormai la dirigenza non sta facendo più niente per, per il Milan non prende più giocatori fortissimi intendo dire però anche è anche vero che il calcio italiano è abbastanza in crisi, anche se il Milan ha uno dei uomini più, più ricchi del mondo, il loro presidente Silvio Berlusconi è uno dei, dei uomini più ricchi al mondo, e quindi i soldi li devono spendere perché loro il Milan ce l'ha più della Juve e più de, dell'Inter. Certo, agnelli non è che gli mancano i soldi, questo non c'è dubbio, neanche a Torre. Però il Milan però Berlusconi ha molti più soldi, molti più soldi. E quindi niente, ragazzi, questo è il commento. Il TG ha giocato una buona partita, però, anche il Milan non ha demeritato. Venezia è stato oggi è stato molto bravo. Molto bravo ha propiziato il primo gol e poi ha fatto un'azione solitaria, incredibile, e, alla, tipo alla Peres. Come quella, che, come quella di Peres contro, contro la Juve. Quindi niente ragazzi, ci rivediamo tra poco con il commento di Verona Roma. Ciao ragazzi, sempre forza Juve. A tra poco, ciao.